Eccoci qua, siamo pronti, pronti con i nostri amici del Gamma, in rappresentanza di questo gruppo, Tony, ecco qui, presente. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori, radio spettatori, buongiorno a tutti. Angelo e Raffaele, sono dall'altra parte della barricata. Della barricata, ve li facciamo vedere comunque, eccoli là, ciao, salutate ragazzi. Ecco, abbiamo le nostre camere mobili che girano per i nostri studi. Allora, torniamo a noi per parlare un attimino di questa splendida serata. Intanto io partirei, no, dal titolo che avete dato a questa manifestazione, Melito e Moda. Perché partirei da qua? Perché lo scorso anno avevamo dato altro titolo, però... È Tony, sempre il... Gran Galà dell'acconciatura. Questa volta, quest'anno abbiamo scelto il nome Melito e Moda perché vogliamo mettere in risalto e ci teniamo di dare lustro con quel poco che noi contribuiamo alla nostra città di Melito. Quindi siamo fieri di aver scelto questo nome. Ecco, Melito, Melito e Moda. Che si abbina, scusami Filippo, sempre con le acconciature e con abiti da cerimonia, casual e poi sposa. Allora, questa sera abiti, acconciatura per capelli, ragazzi, sì, ragazze, insomma, sì, signore. Sì, sì, sempre. Quest'anno abbiamo puntato anche un pochettino di più anche sull'artistico, su delle acconciature, su dei lavori un pochettino particolari, con, anche con colorazioni specie sui ragazzini. Sui ragazzini, ecco, i ragazzini che si colorano questi capelli, insomma, ecco. Alla moda. Devo venire anch'io a farmi un colore particolare. Ma tu già il colore che mi ricordo io è da 40 anni che lo fai, hai 65, Filippo. Infatti, grazie Tony, grazie per aver svelato la mia età. Vabbè, non giusta, essendo però. Interista invecchi precoce. Benissimo. Soffri di invecchiamento precoce, scusami. No, simpaticissimo. Comunque, ecco, questo per quanto riguarda l'acconciatura, no? Sì. Poi abbiamo parlato anche di moda. Sì. Ecco. Allora sfileranno la serata... Si partirà, c'è anche un pochettino di... c'è una cantante per allietare i nostri spettatori, e c'è anche la palestra del Karate Club, Karate del Club. Maestro Angelo Suffero, con l'esibizione, ne cito una, poi ci saranno tanti altri, Giuseppina Albano, che è atleta paraolimpionica di karate, è già l'una in ascolto, campionessa eh? Sì, italiana di karate nelle specialità di kata, formati di combattimento immaginario. Giuse è stata anche convocata nella trasmissione televisiva su Rai 2 insieme e su Rai 1 la vita in diretta. Con l'ingresso del karate ai giochi olimpici è diventata atleta paraolimpionica. Bene, quindi è una soddisfazione anche per noi, certo, averla nella nostra manifestazione. Poi ci sarà la cantante Vittoria Fontana per allietare la serata, la presentatrice Mariangela Zaccuri anche per la sua professionalità. E poi gli abiti che sfileranno sono di Gianni Foti, il quale va il nostro ringraziamento, il più sentito ringraziamento per la collaborazione che ha avuto in questi due anni con noi, che sfila cerimonia e casual e anche abiti maschili eleganti. E poi un altro caloroso abbraccio mando all'atelier di Catona Franco per la sua disponibilità, che ha messo a disposizione i vestiti da sposa della nuova collezione di un altro anno. Diciamo che non vi siete fatto mancare nulla. Come quindi... ogni anno cerchiamo di fare sempre del meglio per poter anche cambiare impostazione, per non fare ai nostri spettatori di dare qualcosa di diverso. Ecco, che non si annoiano, no? Insomma, che c'è, sì, c'è vario. Infatti, quindi, quest'anno, c'è... oltre al gruppo dei sei amici al bar, ci sarà un altro gruppo di amici parrucchieri, colleghi di Vibbo, Bellezza e Bellezza. Infatti, Vibbo Valencia, sì. Bellezza e Bellezza. Karate Club, insomma, diciamo che è una serata intensa di tante cose che avete programmato voi stessi, quindi oltre all'acconciatura, i capelli, gli abiti, insomma, la cantante, abbiamo veramente tante cose c'è da vedere. C'è anche la collaborazione dell'azienda
delle Rive, che cosmetici prodotti per parrucchieri ed estetiste, che ci fornirà tutto il materiale tecnico-artistico per poter svolgere il nostro lavoro. Bene, quindi siete attrezzati, vi siete già organizzati, anche perché il GAM è un gruppo di tante persone che lavora in sinergia, insomma, oh no, se fai tu, no, perché allora, ti vedono. Il GAM, gruppo acconciatore Melitesi, facciamo ecco. Un po' di cronostoria. Ecco, parliamo prima di voi, dai, del gruppo. È nato per un tragico evento, una tragica fatalità sì, del nostro sì. Amico, collega, compianto, fratello anche Raffaele Caserta, che c'è stata una unione di intenti di tutta la categoria che si sono unita al dolore della famiglia. L'intento era finalmente, era un mio sogno, come qua i presenti Angelo, Lele, di rafforzare la categoria facendo un'associazione per contribuire nelle situazioni dei problemi di categoria, sappiamo che c'è il lavoro nero, di fare dei passettini step per step e fare le manifestazioni, e fare solidarietà, confrontarsi con altri gruppi. E poi man mano che si andava avanti abbiamo perso dei pezzi, perché chi non se la sentiva a salire in pedana, chi dice ma il gruppo lo intendo solo per mangiare e bere, questo a noi non ci stava bene, certo, per mangiare certo. E bere andiamo sempre e comunque. Esatto, esatto. E quindi non so se il GAM un altro anno si chiamerà gruppo acconciatore Melitesi, perché non vedo l'esigenza, perché noi siamo rimasti in cinque, siamo un gruppo di amici, colleghi che andiamo d'accordo con tutti, però non c'era l'unione di intenti che dovrebbe esserci in un'associazione di parrucchieri, cosa che purtroppo o per invidia o per sappiamo come merito in generale esatto, nel lavoro c'è sempre, e questo mi dispiace molto, anche per fra parentesi le nuove leve che non si sono, gli abbiamo proposto il progetto, ognuno come si dice vede nel suo orticello. Beati loro, noi volevamo fare qualcosa, anche andare oltre, creare un'unione, lavorare insieme, confrontarsi e migliorarsi, perché ognuno ha imparare da tutti. Questo non è stato possibile, quindi non vediamo, ne abbiamo parlato anche con questi colleghi che siamo rimasti, io, Angelo, Lele, non più quattro amici, Elisa, Annalisa e Giovanni Toscano. Penso che per un'altra, già quest'anno penso che sarà sciolto il gruppo acconciatore Melitesi, faremo una cosa nostra, non che chiudiamo con le manifestazioni, ecco. Attenzione. Io stavo per farti la domanda, comunque. Attenzione, ecco. Però non ritengo di dover chiamarlo gruppo acconciatori, perché non rappresentiamo gli altri acconciatori esatto. Amici melitesi, perché è giusto così, siamo 5-6, sarete che sempre saremo, quelli che sarete esatto, sì, che sì. Continuerete nella, che continueremo per la vostra strada. A crescere, a fare le nostre esperienze, perché sono delle esperienze secondo me positive, certo, che abbiamo tutti da imparare. Poi se il problema non lo so quale è stato, da quello che ognuno si dimetteva, perché o chi aveva paura di salire in pedana, o chi aveva paura di confrontarsi, o chi non aveva voglia di far nulla, o di far nulla, ma no, perché bene o male nei negozi si lavora, quindi se io devo lavorare a fianco a un collega per me è un piacere, anche perché posso apprendere e lui può apprendere da me. Dovrebbe essere questa la nostra idea, è questa la mia personale, come questa di Angelo, di Lele, crescere insieme. C'è un problema, si discute, chi sbaglia di... certo. Certo, sul lavoro si va avanti, si va così, sempre in un a gruppo, migliorare, certo, si discute, si io parla. Pensavo di poter creare in questa associazione qualcosa, perché ho creduto sempre nell'unione della nostra categoria. Questa è la seconda volta, il secondo tentativo che ho fatto, perché uno l'abbiamo fatto anni e anni fa, giustamente come mi diceva all'inizio qualche collega, dice ma chi te lo fa fare, non sai che siamo a merito, e io ho voluto sbattere di nuovo con la testa sul muro, purtroppo. Bravo, devo dare fa atto onore, però questo... non mi abbatto, perché io cerco sempre in il consenso e il poter stare insieme al di là del GAM. Al di là del GAM, sì, questo è anche un modo per vivere insieme e organizzare e fare tutto quello che state facendo, perché vi fa onore effettivamente dal lavoro, perché poi le risposte le date la serata stessa, cioè quando tutta quella gente è lì presente, sai, la preparazione, e vi fa i complimenti. La preparazione di questa manifestazione, non è di facile. Qualsiasi manifestazione, certo. Al di là che non è facile, il bello è che lo stare tutti insieme,
proporre le cose tutti insieme, lavorare tutti insieme, stare anche uscire, andare, che siamo andati per una pizza, oppure lavorare nei negozi in uno e l'altro, raccoglierci e lavorare, è una cosa, ti dà delle sensazioni uniche, almeno a me e a quelli che vedo qui presenti. Poi se mi vorrei aprire una parentesi, un ringraziamento vorrei fare all'assessore sport, turismo e spettacolo Patrizia Crea, che ricordiamoci quest'anno, sottolineo che la manifestazione è in collaborazione con il comune di Melito Porto Salvo, con l'amministrazione sport, turismo e spettacolo, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento. Grazie Patrizia. Ecco, Patrizia è sempre una persona speciale, e poi tra le altre cose è sempre disponibile per tutto, soprattutto per quelli che vogliono dare qualcosa al paese, ecco, come voi, voglio dire che questo GAM sta lavorando da diversi anni e questa la costanza vi sta premiando, vi premia perché avete veramente voluto che questa manifestazione non finisse, che poi nel tempo continui, e quindi voglio dire questo poi alla fine vi premia perché i risultati, come dicevo prima, li date poi la sera stessa della manifestazione, quindi anche stasera anche, si prevede tantissima gente. Nessuno di noi è perfetto, anche sbagliando abbiamo imparato e andiamo sempre errori, almeno noi dagli errori guardiamo sempre il lato, prendiamo il lato positivo. Ogni anno si migliora sempre, perché sai, con le esperienze, quindi quest'anno abbiamo fatto così, c'è una cosa che non va bene, il prossimo anno si modifica. Ecco, è normale, è così, perché ogni anno si vuol fare sempre meglio e si vuol dare veramente uno spettacolo alla gente che possa... Grazie particolare va anche a voi di Radio Studio Grazie. 95, nella tua persona di Filippo Pellicone, di Bruno Taverna e di tutti gli altri in ragazzi. Generale. Ecco, volevo, visto che hai toccato l'argomento radio Studio 95, questa sera noi saremo lì presenti con la nostra telecamera e saremo diretta sulla nostra pagina Facebook, come la Notte Bianca. Ieri sera abbiamo avuto più di 2500 persone sintonizzate sulla nostra pagina Facebook, è una cosa bellissima e noi ci auguriamo che questa sera ce ne siano altrettanti. Io vorrei ringraziare intanto quelli del gruppo di amici che siamo stasera, che lavoriamo, quindi ringrazio personalmente Angelo Nocera, Lele Pace, Annalisa Pezzimenti, Elisa Stellitano e Giovanni Toscano, che ognuno nel suo sta facendo di tutto per portare avanti questa manifestazione e per tenere anche fino ad oggi il nome Gruppo Acconciatore Melitesi. Ecco, grazie di tutto. Il prossimo anno comunque l'abbiamo già data in anteprima questa notizia, non sarà più GAM ma sarà un nome che poi noi ve lo faremo sapere, ve lo comunicheremo tramite la nostra radio. Poi vorrei ringraziare alcuni sponsor che sono vitali per questa manifestazione. Certo. Vorrei ringraziare Bar Tabacchi Ricevitoria e Portici di Sarica Lorenzo, detto Lolò, Lavanderia If Clean di Francesco Iamonte, via San Leonardo, Spisal Supermercati della famiglia Spinella, che è sempre una persona disponibilissima per tutte le manifestazioni del comprensorio, ma specie con noi gli diciamo grazie. Il Bar Crystal di Demetrio Latella, ristorante pizzeria Pepe Rosso di Giovanni Siviglia, cui domani fa gli anni? Oggi. Oggi? No, domani. Giovanni, poi ti facciamo gli auguri stasera. Ecco. Poi Mobili Pizzi, altra persona squisita. E come siamo andati, anzi ti dirò un aneddoto di Nino Pizzi, il primo anno perché inesperti un pochettino. Non abbiamo chiamato, non abbiamo girato tutti per questi sponsor, è venuto lui stesso a proporsi perché ha visto la riuscita della prima manifestazione e mi ha rimproverato, dice perché non sei passato? Perché Mobili sposa era un abbinamento perfetto, certo. E questo lo ringrazio. E poi Planet Win di Foti Armando via Tenente Medicucci, poi tutto il gruppo degli artisti, l'amministrazione comunale, il sindaco, le forze dell'ordine per l'ordine pubblico, speriamo che sia
tempo permettendo, incrociamo le dita. Ma guarda, sta piovendo dappertutto, noi tramite la radio sappiamo, piove sulla zona ionica, piove su Reggio Calabria, merito non piove, ieri sera non ha piovuto, ce lo auguriamo che questa sera possa naturalmente tenere il tempo, perché peccato, dopo tanto lavoro, voglio dire, è veramente un peccato se il tempo dovesse vorrei mettersi... Vorrei ringraziare tutte le modelle e modelli che si sono prestati per la pazienza che hanno portato, anche perché non è facile essere disponibili nell'arco di una settimana intera. Vorrei ringraziare soprattutto anche... Non ci dimentichiamo il lavoro che c'è dietro le quinte, ognuno di noi ha i collaboratori che sono disponibili nella giornata di oggi, quindi un ringraziamento a loro che sono anche presenti. Sì. No, volevo dirti comunque i ringraziamenti a tutti. Poi quelli... se mi sono scordato qualcuno vi chiedo umilmente scusa. Ma sì, poi ti ricorderai questa sera. Stasera, sì. No, voglio dire, no, veramente, organizzare una manifestazione come la vostra, che racchiude nella stessa manifestazione tantissime cose, devo dire che non è facile, si deve lavorare e voi credo sicuramente che già dallo scorso anno vi siete messi già in moto per organizzare altre idee, altre cose, che noi questa sera vedremo un anticipo, qualcosina della serata, come iniziamo? Ecco, come si inizia? Così. Iniziamo subito con la cantante, per allietare subito, poi c'è Maria Angela la presentatrice, presente i gruppi, poi apriamo subito con le sfilate e poi ci saranno i gruppi di lavoro. È tutto da vedere, una manifestazione stupenda, perché dobbiamo dirlo che negli anni passati ha dato modo a tantissime persone di essere presenti presso la Villa Comunale, ricordiamolo, ecco, poi alla fine la gente quando si è finita la manifestazione non ha fatto altro che farvi complimenti, perché veramente avete fatto tantissimo. Bene, niente, volevo chiederti, questo GAM, no? Ecco, che come hai detto tu è nato così per una tragica situazione del nostro amico Raffaele, chiaramente non c'è un capo, non c'è un... siete tutti uguali, tutti insieme, collaborate, devo dire, questo vi porta poi al successo. Allora, quelle poche persone che siete, ecco. No, ma anche quando eravamo in... Non c'è uno che dirige, tu fai questo, tu fai quello, no. Io non faccio niente. Allora, quando si è fatta l'associazione, siamo in democrazia, quindi all'unanimità sono state decise tutti i segretari, i presidenti e via discorrendo. Man mano chi non voleva partecipare ai gruppi di lavoro si è un pochettino distaccato dal gruppo, che poi si è dimesso, ma quelli che eravamo nei gruppi di lavoro, noi facciamo sempre le riunioni dove si discute, per proporre, ecco. Se qualcuno ha un'idea, alla fine le idee ce le abbiamo quelli che siamo ora, perché chiaramente no veramente poi ognuno di noi ha delle attitudini. Ho detto bene? Benissimo. Quindi dice no, è bello dire no, fate che per me poi sta bene, poi uscire dopo, oppure nella riunione prima non proporre, perché non facciamo così, perché siamo aperti, ognuno ha le sue idee, le sue proposte, non li mettiamo neanche voti perché non ce n'è neanche bisogno. Non ce n'è bisogno, perché poi certo. e li portiamo avanti. C'è stata qualcuna che prima sì, manifestazione bella e poi... succedeva quello che succedeva. No, il bello è questo, che quando poi si discute, no, come dici tu, nelle riunioni si parla di tutto, ecco, le idee, diciamo che più o meno avete la stessa idea, quella di organizzare una gran bella serata e di far bene, chiaramente l'intento, ecco, è sempre quello, qualsiasi idea che può solo migliorarla è sempre ben accetta, il resto noi siamo qua. No. La manifestazione anche quest'anno, Dio volendo il tempo pure, sarà fatta e sicuramente da come è stata impostata, preparata, sarà alla grande come gli altri anni, quindi no, ci resta, siamo soddisfatti e soprattutto siamo a posto con le nostre coscienze, anche
verso gli altri colleghi, abbiamo fatto di tutto per poterlo tenere unito. Non è andata bene, amen. Beh, la vita continua. Io credo che quelli che non hanno voluto far parte più di questo gamma, come dire, noi diciamo se mangiano i mani, ecco, perché poi nel senso che poi alla fine il risultato della serata è meraviglioso e quindi dice guarda, potevo esserci anch'io. Ma no, perché ti ripeto, ognuno si guarda il suo orticello, non va oltre c'è lo spirito collaborativo che ci dovrebbe essere in un gruppo. Anzi, qualcuno forse voleva o cercava visibilità col gruppo, gliel'abbiamo data. È definita. Va bene così. Capisco io. Va bene così. Diciamo in questo senso, un po' di rabbia dentro, perché dice più che altro un pochino di delusione. Rabbia no, perché. No, la rabbia nel senso è. Non ci appartiene. Tu volevi veramente creare. L'avete creato insieme. E credevamo in un certo. E ci state riuscendo. Poi progetto alla fine... che va al di là, perché tanti dicono, ma solo la sfilata, che andava al di là della sfilata. Certo, certo. Perché fare qualcosa per la categoria secondo me è più importante anche della sfilata. La sfilata ben venga, però risolvere i problemi che abbiamo oggi come oggi, artigiani, commercianti, sono all'ordine del giorno, no? Migliorare un pochettino la situazione, e questo si può fare solo se c'era l'unione. Vedi Tony, solo per chiudere, poi perché capisco che avete tante altre cose da fare, ce ne sono un po' di persone che dicono ognuno fa la sua manifestazione per guadagnarci qualcosa. Io questo ti faccio questa domanda perché desidero che tu ne parli di questo, perché so che addirittura ci mettete soldi di tasca vostra, a parte gli sponsor, insomma, che vi danno una piccola mano d'aiuto. Allora, c'è stato il primo anno che noi siamo rimasti sotto di 1.500 euro, perché sponsor erano quelli. Poi nella prima manifestazione, quindi fare il telone, il microforato, abbiamo comprato tutto, delle spese, quello sì, che esatto. C'era da affrontare, abbiamo avuto una spesa grossa che poi con la quota che noi mettevamo, siamo riusciti. L'anno scorso siamo usciti, anche perché nessuno, tutti possono testimoniare quelli che erano. Io subito dopo la manifestazione, non passano 3 giorni che faccio subito la riunione per battere il ferro, quando c'è l'entusiasmo, è normale. Certo, certo. E quindi l'anno scorso eravamo in attivo di 100 euro. Beh, insomma, l'importante è non rimetterci di tasca. No. Per recuperare ancora i soldi del primo anno. No, va bene, ma quelli sono soldi ben spesi. Un'altra cosa che ci tengo e ribadisco, che le riprese, le foto sono esclusivamente di Radio Studio 95, ma non perché c'è un contratto, c'è qualcosa, è per la stima e per la vicinanza che queste persone hanno avuto nell'avvicinarsi a noi come gruppo, a dare la disponibilità senza pretendere nulla, e quindi è un atto dovuto per noi. È un atto dovuto dare, e per noi siamo orgogliosi di essere ripresi da Radio Studio 95. Questo noi ringraziamo sempre il nostro contrario con gli altri, assolutamente, sì, però sì. Noi abbiamo fatto un percorso con voi. Ognuno fa una scelta nella vita, ed è poi giusto. Se io scelgo che mi venga seguita da questa televisione, da questa radio, la mia manifestazione, credo in loro come loro credono in me. Esatto. Perché anche noi, sai, venire in una manifestazione e poi vedere che è un come dire, un bluff, una cosa, e allora fa male anche a noi. Ma siccome noi abbiamo creduto sin dall'inizio nel lavoro che voi facevate, quindi noi abbiamo voluto seguire e lo faremo ancora. Questo grazie anche al nostro Bruno Taverna che è sempre direttore disponibile. Direttore artistico Bruno Taverna è impegnato, è sempre disponibile. No, le foto, le persone che arrivano possono farle tranquillamente, ma riprese... insomma, sicuramente qualcuno anche con il telefonino, il video piccolo lo farà, vabbè, questo è chiaro che si fa dappertutto. Comunque
comunque io vi ringrazio a nome di tutto lo staff, Tony, ecco, per averci grazie scelto a voi. E chiediamo, speriamo di continuare ancora questo nostro rapporto. Se vuoi aggiungere, ecco, qualche altra cosa, ecco, vediamo un attimo, riprendiamo, dobbiamo fare delle riprese a questi... Vorrei ringraziare, che mi è sfuggito. Sì, mi è sfuggito. No, no, di là. Ah, mettete. Vediamo un attimo. Per gli addobbi floreali, bouquet per spose, servizio ambulanza, Center Flora di La Torre Francesco, via Andrea Costa. Naturalmente poi questa sera i ringraziamenti li faremo. Ecco, avvicinatevi da questa parte. Dai, venite da questo lato. Eccoli, dai. Qua, facciamoli vedere. Eccoli qua, che sono belli. Angelo e Raffaele. Eccoli qua. Ragazzi, siete forti veramente. Complimenti. Grazie per il lavoro che fate. Grazie a voi. Un veramente. Saluto a tutti i nostri telespettatori, radiospettatori, vi aspettiamo stasera numerosissimi come sempre. Ricordiamo... Siete la nostra linfa. Ricordiamo che c'è la diretta con Telemerito Radio Studio 95, Merito TV, in diretta sulla nostra pagina Facebook. Noi manderemo tutta la serata in diretta, dove la gente può intervenire, inviare messaggi, scrivere un po' quello che gli pare. Io, se non avete altro, ragazzi, da aggiungere... Dobbiamo scappare. Ecco, dovete scappare. Grazie a tutti voi. Auguro un buon lavoro. E scusate per il la piccola parentesi che abbiamo aperto sul GAM. No, no, vabbè, capisco, era giusto magari è dire... giusto farlo sapere, sì, che il GAM, certo, da questa sera non c'è più. Va bene, comunque i ragazzi sono sempre questi. Ma noi ci siamo sempre. Cambierà il nome. Noi ci siamo chiamato sempre. Ragazzi, siete contenti? Insomma. Grazie, siamo Filippo. Ragazzi. Grazie, Filippo. Ragazzi. Siete ragazzi. Siamo tutti juventini poi. Vabbè, insomma, e questo è il guaio. Noi, il direttore Bruno Averne in la natura. Io è sono... natura. Tu quando invecchi i capelli come bianco e neri, è un dono di natura essere lo bianco, so, nero. Lo so. Vabbè, Filippo, pazienza. Prendene atto, anche i baffi hai. Sì, anche i baffi un po' bianco neri da questo punto di va vista, bene. Sicuramente. Ragazzi, noi vi grazie auguriamo voi, buon lavoro, rimanete qua un attimino, buon lavoro, e noi questa sera saremo lì con presenti, voi a gustare sempre questa bellissima sera. Ore 21? Ore 21, puntuali, vi aspettiamo. Puntuale, ore 21. Ciao a tutti, no, io rimango ancora poi per i saluti. Intanto i ragazzi del GAM ci salutano e li vediamo questa sera alle ore 21 alla Villa Comunale, Melito Porto Salvo. Bellissima serata, non perdetela. Bene.